o se si potesse correggere il Vangelo, quante cose dovremmo rettificare, perché si spera sempre che ci siano dei rifusi, parole che sono scappate mentre qualcuno scriveva. Ad esempio, quanto sarebbe bello poter cancellare "costrinsero un tale che passava". Quanto è più bella e romantica l'idea invece che Simone di Cirene dice: "Ma no, poveretto, lo aiuto io, povero Gesù che è schiacciato dalla croce, vengo io, lo aiuto io". Il Vangelo ci dice che costrinsero un tale che passava a portare la croce di Gesù. E questo per un motivo molto semplice: la maggior parte del bene che il Signore ci chiede di fare, noi non riusciamo a riconoscerlo immediatamente. Lo viviamo sempre come una costrizione. A volte siamo costretti a occuparci di qualcuno, costretti ad affrontare un problema, costretti ad aver cura di qualcuno che è schiacciato da una croce. Se potessimo scegliere, sceglieremmo un'altra vita, non quella in cui ci sentiamo carcerati, perché siamo ostaggio della croce anche di qualcun altro, non soltanto della nostra. Non meravigliatevi se certe volte ci sentiamo costretti o in gabbia o carcerati. Si può diventare dei buoni cirenei anche se a volte ci si sente costretti, ma in quella costrizione, in quel prendersi la responsabilità di cose che non abbiamo scelto, si compie la santità. Perché la santità non è "mi piace fare il bene". La santità è accogliere quello che la vita ci riserva, nonostante che le cose che la vita ci riserva per la maggior parte noi non le abbiamo scelte e sono lì presenti. Avremmo scelto forse figli migliori, amici migliori, famiglie migliori, un padre migliore, una madre migliore, avremmo scelto la salute invece della malattia, avremmo scelto di avere un buono stipendio invece di essere disoccupati, di abitare in un posto invece che in un altro. Sì, sono tutte le nostre vite ipotetiche, ma non sono le nostre vite, perché la nostra vita è questa, imperfetta, contraddittoria, piena di cose che non ci siamo scelte, eppure siamo chiamati a farci santi lì, nelle cose che non abbiamo scelto. Siamo chiamati a farci santi in una vita in cui ci sentiamo costretti. Il Vangelo ci dice questa parola per dirci che ci si può far santi pur sentendo che la vita a volte ci sta stretta, che ci costringe, che ci soffoca. Eppure in questa storia mi piace sempre ricordare che tutto il cammino di Gesù, quella che noi chiamiamo la via crucis, la via della croce, la via che lo porta fino alla morte, è costellata di gente inutile, come Simone di Cirene, come la Madonna, personaggio inutile, come San Giovanni, personaggio inutile, come Maria di Cleofa, Maria di Magdala, personaggi inutili. Sapete perché inutili? Perché non salvano la vita a Gesù. Eppure è grazie a loro che quella via dolorosa, quella via della croce, non è disumana. Non sono utili nel senso che non risolvono il problema di Cristo, ma restano nella vita di Cristo in quel momento difficile, non avendo nessuna soluzione, offrendo la loro inutilità rispetto a una soluzione. E ci insegnano una santità bellissima, è la santità di essere servi inutili. A volte come cristiani pensiamo che dobbiamo avere la soluzione a tutto, che dobbiamo risolvere i problemi delle persone. Molto spesso noi non possiamo risolvere i problemi di nessuno, perché molto spesso non riusciamo a risolvere nemmeno i nostri problemi.
ma la santità che ci insegna il Vangelo è saper restare anche a volte inutilmente nella sofferenza degli altri, nella vita degli altri, nelle via crucis delle persone che ci stanno accanto. La santità di quest'uomo è portare un po' la croce di Cristo, anche se non gli salva la vita. La santità di Maria è rimanere confitta sotto quella croce, anche se non gli salva la vita. La santità di Giovanni è raccogliere le parole di un moribondo di Gesù sulla croce, lì, anche se non gli salva la vita. Non siamo chiamati a salvare gli altri, ma a esserci nella vita degli altri. Questa è la santità inutile e meravigliosa di Simone di Cirene, di Giovanni, della Madonna. Perché c'è un modo altro di dire inutile, è gratuito. Il loro modo di stare nella sofferenza di Cristo è gratuito. Ha nessun guadagno, non porta a nulla, è gratis. E l'amore vero è sempre inutile, cioè è sempre gratuito, è sempre gratis, è sempre uno spreco agli occhi del mondo. Come cristiani dobbiamo imparare forse di nuovo questo spreco, questa gratuità, questo amare inutilmente, amare senza avere la pretesa di risolvere la vita delle persone, e reimparare quella parola che Maria pronuncia all'inizio della storia della salvezza: il nostro eccomi, il nostro esserci.